La mattina dopo ci mettemmo molto a partire. Mike era terribilmente lento. La discesa ci prese molto tempo. Mike era molto dietro di me e andava sempre più piano. Penso che ci siano volute più di 8 ore per arrivare sul secondo gradino. E lì cominciarono i nostri guai. Gli dissi che sarei sceso per primo, così avrei potuto filmarlo perché era molto ripido, quasi verticale. Lui avrebbe guardato giù lungo tutta la via, sull'intera parete nord, verso il polo nord. Ma non sembrava comprendere quello che gli dicevo. Cercava di dirmi qualcosa, ma non capii. Poi cominciò a scendere e siccome era molto ripido, sparì dalla mia vista. Aspettai a lungo di recuperare la corda. A un tratto vidi la fune tesa penzolare oltre il bordo. Era sceso dalla parte sbagliata dello sperone. Scivolò e si trovò ad ondulare nel vuoto. Io mi spaventai molto perché era appeso a una corda molto sottile, tesa e completamente sfilacciata. Penzolava da uno strapiombo senza nessun contatto con la roccia. Non potevo credere che quella corda potesse sorreggerlo. Fu l'inizio di un'epopea. Mike era troppo esausto per arrampicarsi su per la corda con le maniglie autobloccanti. Inoltre era terrorizzato dall'idea che i bloccanti con i loro denti tagliassero questi pochi fili di corda. Se si fossero strappati, avrebbe fatto il grande tour della parete nord. Alla fine riuscì a riaggrapparsi alla roccia, ma non diceva una parola. Gli chiesi: che cosa c'è che non va? Dobbiamo andarcene da qui. Cominciavo ad innervosirmi. Fece 2 passi, inciampò e cadde da un lato. Visto il modo in cui si era appoggiato, subito pensai che si stesse riposando. Gli dissi: forza, dobbiamo andare. Così ci metteremo un'eternità. Dobbiamo essere al campo 6 entro le 9. Lui disse soltanto: non ci vedo. Non ci vedo più. Mi resi conto che era cieco. Doveva essere cecità da neve. Inoltre immaginavo che fosse solo molto più stanco di me. Un'altra ingenuità. Non avevo capito che Mike cominciava a soffrire degli effetti dell'altitudine, della mancanza di ossigeno. Era un sintomo di un edema cerebrale a uno stadio avanzato. Così gli dissi: ti guido io, sarà molto semplice. Ti assicuro intorno alla corda fissa, così tu potrai sostenerti. Facemmo un 4 o 5 passi. Tutto sembrava ben collegato. Lui scivolò, ma grazie alla corda di sicurezza rimase dritto sulla cornice. Perciò il sistema funzionava. Ma poi rimanemmo senza corda fissa. La mia preoccupazione principale era che Mike, scivolando, trascinasse anche me giù dalla cengia. Così pensai di sistemarlo in modo tale che avesse una piccozza nella mano destra. Mentre io lo tenevo con la mano sinistra per la corda, procedendo in conserva. Sembrava in equilibrio. Allora gli dissi: muovi avanti la mano destra, io ti tiro con la mano sinistra e tu fai un passo. Fece un paio di passi, poi finì per aria. Quasi mi trascinò via. Fortunatamente riuscì ad agganciare la picozza a un pezzo solido di roccia, che solitamente qui è molto friabile. Sembrava che si fosse abbandonato. Era in uno stato di completo oblio. Non si muoveva. Era inerte. Gli gridai di togliere peso dal mio braccio. Non ce la facevo più a sorreggerlo. Mi resi conto che l'impatto aveva fatto aprire la cerniera della sua tuta. Vidi la radio, l'avevo completamente dimenticata. L'afferrai, l'accesi e gridai: sono Mark, c'è qualcuno in ascolto? A mia insaputa l'intera valle era collegata, scansionando le stazioni in attesa di contatti radio. Con mia sorpresa sentii Eric dire:
che diavolo succede lassù? Eric mi disse, va bene, lascia Mike lì. Manderemo qualcuno ad aiutarti. Altri ci hanno provato stamattina, ma c'era troppo vento. Hanno lasciato ossigeno sul primo scalino. Pensavo che se avessi potuto dare ossigeno a Mike, ci saremmo mossi molto più velocemente. Inoltre, con l'ossigeno si sta più caldi. Agganciai Mike e gli dissi, sei al sicuro, non muoverti, torno subito.